Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Prima notte di coprifuoco, proteste a Napoli, corteo per le strade, lancio di fumogeni e tensioni con la polizia. La manifestazione è partita dal centro storico e ha raggiunto il lungomare. Le persone hanno bloccato il traffico e intonato cori contro il governatore campano. Alcuni sono riusciti a superare lo sbarramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato petardi e acceso fumogeni davanti alla sede della regione. Aiuti alle attività danneggiate? Condizionarli a impegni con il fisco. L'obiettivo deve essere uscire dalla crisi Covid con meno evasione. Per Enrico Giovanni, ex presidente Istat e ministro del lavoro, oggi portavoce dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, l'impatto economico della seconda ondata va affrontato guardando al dopo, con l'obiettivo di fare un salto in qualità nella riduzione del sommerso e delle disuguaglianze. Per questo i ristori non possono essere a pioggia e chi li riceve dovrebbe accettare maggiori controlli. Anche i prestiti con garanzia statale dovrebbero essere subordinati a politiche di sostenibilità e parità salariale. Covid, Ippolito dello Spallanzani dice vaccinare sarà uno sforzo enorme. Nel 2022 potrebbe essere ancora necessario il distanziamento. Il direttore scientifico del Centro di Ricerca e Cura per le Malattie Infettive di Roma dice che anche in caso di apparente eliminazione la sorveglianza dovrà essere mantenuta, poiché una recrudescenza del contagio potrebbe essere possibile entro il 2024. Ma noi non siamo ancora fuori dalla fase pandemica. Coronavirus, il monitoraggio dell'ISS, scrivono, situazione in rapido peggioramento, necessarie restrizioni nelle attività e della mobilità. Il documento settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute evidenzia che il carico di lavoro non è più sostenibile sui servizi sanitari territoriali e il raggiungimento imminente appunto di soglie critiche dei servizi assistenziali. Per questo è fondamentale che la popolazione rimanga a casa. Le intercettazioni dei ragazzi accusati dello stupro delle quindicenne a Matera, quello deve stare zitto, deve dire che erano consenzienti. Insomma, è l'11 settembre, nelle stanze del commissariato di Pisticci ci sono 7 giovani. Per i poliziotti che li osservano e li ascoltano, sono i responsabili della violenza in una villa durante una festa. I ragazzi sospettano che qualcuno li stia intercettando e 2 di loro provano a farlo capire anche agli altri. Guardano il sensore antincendio della stanza e salutano con la mano, ipotizzando che all'interno ci sia una telecamera. Rocco, non è che dici che quelle non erano consenzienti, questo dicevano i ragazzi. Notizie da Napoli e dalla Campania. 2000 persone protestano sotto Palazzo Santa Lucia e violano il coprifuoco, scontri con le forze dell'ordine. Sono circa 2000 le persone che hanno raggiunto Palazzo Santa Lucia da diversi punti della città per protestare contro le restrizioni imposte dalla Regione Campania per l'emergenza coronavirus. Al grido libertà, libertà, hanno letteralmente invaso l'area circostante il palazzo della giunta regionale e hanno bloccato anche il lungomare. I manifestanti sono arrivati sia dal lungomare stesso che dal centro storico, in particolare qualche centinaio si era dato appuntamento nei pressi dell'Orientale per poi incamminarsi e raggiungere a piedi il palazzo della giunta. Dal centro storico hanno attraversato Piazza Bovio, Piazza Municipio e sono arrivati a Palazzo Santa Lucia e sul lungomare, il palazzo protetto dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa. I manifestanti quindi assaltano la polizia, le immagini stanno girando nel web, un video più di tutti sta girando in queste ore sulle bacheche dei social network dei napoletani in tutta Italia. Le immagini ritraggono un gruppo di manifestanti incappucciati che assaltano le volanti della polizia lungo via Santa Lucia. Un gruppo di una decina di contestatori colpiscono le volanti lanciando oggetti di ogni tipo fino ad arrivare a un bidone della raccolta differenziata.
Le vetture si muovono per evitare l'assalto e un blindato della polizia prova con una manovra a far disperdere gli assaltatori, che però poco dopo tornano alla carica. È solo una delle sequenze che ritraggono centinaia di manifestanti prendere di mira le forze dell'ordine. Fermati gli sciacalli del Covid, sequestrate migliaia di mascherine, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato il negozio gestito da soggetti di origine cinese del quartiere Gianturco del capoluogo, 69.000 articoli con loghi contraffatti e non sicuri, tra pseudo mascherine FFP2 e accessori di Halloween messi in vendita. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Nuova ordinanza in Friuli Venezia Giulia per le superiori, almeno il 50% di didattica a distanza. Federica ha firmato ieri un nuovo documento che interessa anche le università. Il governatore della regione Massimiliano Federica ha emanato una nuova ordinanza contingibile e urgente, la numero 39, che definisce le misure da adottare in ambito scolastico per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. A decorrere dal 28 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità, per una quota non inferiore al 50% a livello di istituzione scolastica, la didattica digitale integrata in modalità alternata alla didattica in presenza. Coronavirus, 340 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, è ancora quindi un record, superato il numero di casi giornalieri per il terzo giorno consecutivo. Come dicevamo, è stato registrato un decesso che porta a 369 il totale. Insomma, sono stati rilevati 340 nuovi contagi a fronte di 5.301 tamponi eseguiti e per il terzo giorno consecutivo il nuovo record di casi, dopo il 219 registrati mercoledì 21 e i 220 di giovedì 22, appunto. Certificato anche il decesso di un uomo di 90 anni di Pordenone, che porta a 369 il totale dall'inizio della pandemia. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Non rispettano le norme anti-Covid, sanzionati tre locali a Trieste. Continua l'attività di controllo delle forze dell'ordine. È stato fermato uno straniero evaso dalla quarantena. Continuano i controlli delle forze dell'ordine a Trieste per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri sono state 1.053 le persone sottoposte a verifica. È scattata una denuncia per un giovane cittadino pakistano, classe 2000, che si era allontanato dall'ostello Alpe Adria, dove avrebbe dovuto trascorrere la quarantena obbligatoria, dalla Polizia di Stato di Duino. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.